foto della tappa nel lago sotterraneo più grande d'Europa. Era ottobre e le premesse non erano affatto ottimistiche. Dalla Svizzera la risposta era stata perentoria. Sailing on the lake is not permitted. Additionally, considering that the lake is situated underground, the idea of sailing might not be practical. Praticamente ci stavano dicendo che veleggiare nel lago non è permesso. Inoltre, considerato che il lago è situato sottoterra, l'idea di veleggiare poteva non essere praticabile. Non potevano darci delle motivazioni migliori. Riusciamo quindi ad avere il permesso e addirittura ad avere in esclusiva il lago un'intera mattinata solo per noi. Scatta l'organizzazione logistica, furgone, equipaggi, short team stellare, prenotazione hotel e studio approfondito della location sui numerosi video e articoli disponibili online. Due le grandi incognite. La prima, la grotta sarà abbastanza alta per permetterci di percorrerla con le vele issate? Ma soprattutto, come fare per creare il vento necessario? Le idee non mancano e soprattutto noi ci abbiamo la buona in scatola del nostro patrocinatore, il Museo della Borda di Trieste. Quindi si parte ottimistici e curiosi con destinazione Lac Souterrain de Saint Léonard in Svizzera. Arrivati sul confine svizzero, l'amara sorpresa. Causa valanga, il passo del Sempione è chiuso. Rivalutiamo il percorso, ma non abbiamo alternative percorribili in tempo utile. Ma dopo un'ottimistica quanto lunga attesa, prima che facesse buio, eccoci in furgone, caricati sotto un carro ferroviario che si infila nel tunnel dedicato e che ci fa oltrepassare il valico chiuso al traffico stradale. Praticamente avevamo messo delle barche dentro delle scatole e poi le scatole all'interno di un furgone. Il furgone l'abbiamo parcheggiato sopra ad un treno. Il treno è passato dentro ad un tunnel, sotto ad una montagna, attraversando uno strato. Questo ci è servito per poter navigare con le nostre barche in una grotta sotterranea. Meglio di una barzelletta. Al mattino, puntuali, ci presentiamo l'appuntamento davanti all'entrata del sito del lago sotterraneo. L'accoglienza è molto cordiale e la disponibilità di dirigenti svizzeri ci spiazza. Velocemente cominciamo le operazioni di trasporto di tutto il nostro materiale fino al lago sotterraneo. Montiamo le barche, allestiamo le luci, telecamere e quanto altro necessario per crearci il vento. Finalmente, remando, ci inoltriamo nella grotta, inizialmente non sufficientemente alta da permetterci di allestire alberi e vele. Ma dopo un centinaio di metri la volta si alza notevolmente e quindi finiamo di allestire i nostri 3 T-Well assistiti dal nostro short team Luca Yancher. Ci guardiamo intorno, la location è incredibile, le luci sono soffuse, sufficienti però a percepire i 300 metri di lunghezza della grotta. Alcuni fari sono puntati sui punti iconici sott'acqua e si intravedono le famose grosse trote che abitano il fondale. Il silenzio è religioso, interrotto solo dai nostri coloriti e increduli commenti a quello che stavamo vedendo e vivendo. Finalmente, allestita tutta la location, procediamo a definire il percorso fattibile, un circuito di circa 80 metri, oltre al quale i nostri abili avrebbero inevitabilmente strisciato il soffitto. Posizionata la boa, si attiva il vento, e ci si muove. Impensabile pensare di regattare, chiaro, ma già il fatto di muoversi in quel contesto è già estremamente eccezionale e ci appaga di tutte le energie investite nel complicato allestimento dell'operazione. Procediamo quindi per diversi minuti in formazione tipo trenino, zizzaghiamo tra le boe che avevamo posizionato, poi ci ricordiamo degli accordi sulle tempistiche che avevamo fissato con i nostri referenti svizzeri e quindi cominciamo il percorso ritroso per riuscire a smontare tutto, non prima però di guardarci ancora attorno a tutta quella meraviglia della natura che dalla prossima settimana ritornerà a essere fruibile alle decine di migliaia di turisti che ogni anno la visitano. Ci sentiamo dei veri privilegiati. Alla fine della mattinata, dopo aver ricaricato tutta l'attrezzatura in furgone, salutiamo e ringraziamo ulteriormente i dirigenti svizzeri per l'opportunità e l'ospitalità. Ovviamente gli abbiamo regalato uno dei nostri barattoli di boro in scatola, spiegando che sono stati i veri protagonisti del buon esito dell'operazione. A rientro, dopo un pranzo strepitoso nella mecca della raclette, il formaggio fuso svizzero, abbiamo optato per il passo del San Bernardo,
con una vista strepitosa sulle Alpi innevate che hanno ulteriormente reso eccezionale questa tappa del nostro Grand Tour. Sembrava impossibile, è stato incredibile. Complici di questa tappa, Manuel Vlacic, che vi sta parlando, Franco De Ganutti ed Elisabetta Maffei. Mentre a fare da short team è stato coinvolto Luca Jancher, che si è rivelato veramente un super complice e che sicuramente farà ancora parte di altre avventure in giro per il mondo. La cosa peggiore che ti possa capitare quando hai una grande passione è trovare dei complici. A tutti gli amici di Sailly, un grande saluto dal team del The Grand Tour. Ci vediamo a giugno da Ilulissat, Groenlandia. Navigheremo attorno a un iceberg. A presto!